tedesche e ha insegnato a Los Angeles, dove tuttora tiene ancora dei corsi di filosofia. Per preparare un po' il clima su questo tema, dico solo due parole, anche perché poi a seguito della relazione del professore ci sarà anche un momento di domande da parte di voi ragazzi. Tra i problemi più dibattuti nella storia della filosofia c'è sicuramente la questione del tempo. I filosofi hanno sempre tentato di dare una definizione, ma l'impresa è risultata complessa per le conoscenze nebulose riguardo agli elementi di cui il tempo è composto, sulla natura del passato, che non è più, del futuro, che non è ancora, del presente, che è sempre istantaneo e inafferrabile. Poi è apparso anche complesso definire l'origine del tempo e il tipo di progressione, se lineare, seguendo una linea dal passato verso il futuro, o se circolare, come un anello in cui tutto si ripete. Altro problema è stata la comprensione del rapporto del tempo con la materia e quindi con lo spazio e, sotto un altro profilo, con l'eternità, se ha senso parlare di eternità. Il tempo, ragazzi, è realtà oggettiva o rilevanza soggettiva? È un fatto quantitativo o qualitativo? Per essere semplici, il tempo degli orologi è uguale per tutti, eppure il tempo non passa allo stesso modo per tutti. Lo sapete bene, a volte può capitare che il tempo dell'interrogazione non finisce mai, mentre il tempo della ricreazione, ahimè, finisce sempre troppo presto. Gli autori di riferimento per quanto riguarda l'evoluzione, la condizione del tempo, sono stati tanti nella storia del pensiero, da Platone, Aristotele, Agostino, Kant e Bresson, fino all'esistenzialismo e alla fenomenologia di oggi. Il tema poi è stato centrale nella scienza. Dopo la concezione classica di Newton, l'interpretazione del tempo è stata rivoluzionata a partire dalla teoria della relatività di Einstein. Cedo la parola al professore, aggiungendo però che, oltre alle due opere che nel fascicolo vengono citate, il professore è autore di tanti lavori che hanno avuto una rilevanza scientifica e anche una grande divulgazione nel grande pubblico. Possiamo dire che la sua attenzione al tempo, alla storia, è stata sempre continua. Dai suoi primi studi su Hegel, che hanno cambiato il nostro modo di vedere il modo con cui Hegel leggeva la storia, fino alle tematiche legate allo studio delle passioni, alla genealogia dell'individuo moderno. Molte sono le opere. Per i ragazzi che vanno alla maturità quest'anno mi permetto di consigliare due testi, semplici ma molto profondi. Uno è uno scritto che ha per titolo Se la storia ha un senso. Un altro, della casa editrice Donzelli, La storia, la filosofia del Novecento. Un profilo ben fatto che può aiutarvi nella vostra preparazione. Non aggiungo altro, ringrazio il professor Bodei e lascio la parola. Buongiorno. L'immagine comune che abbiamo del tempo, ma che era stata provata anche da Newton come tempo verum et mathematicum, è rappresentata da una retta infinita sulla quale scorre un punto indivisibile e senza spessore, il presente, che avanzando a velocità costante si lascia indietro il passato e per così dire rosica il futuro. Ripeto, noi ci immaginiamo il tempo come una retta infinita sulla quale scorre un punto indivisibile senza spessore che avanzando separa il passato che si lascia alle spalle dal futuro che avanza. Questa retta ve la potete rappresentare come negli orologi, come un cerchio in cui appunto una lancetta che non esiste ancora ma molto precisa
avanza separando il passato dal futuro a ogni istante o attimo, da atomo, appunto indivisibile. Il presente è rappresentato come un punto geometrico che non ha spessore. Ora, questa immagine è molto comoda, noi la usiamo quotidianamente, organizziamo la vita individuale e la vita sociale sulla base di quello che è appunto il tempo cronologico, il tempo dell'orologio. Ma è l'unico tempo possibile? Oppure esistono a grappolo tanti tipi di tempo specifici che non coincidono con il tempo cronologico, il tempo della psicologia, il tempo che viene misurato in campo medico, e di questo parlerò subito. Io voglio sadicamente sottoporvi a una specie di brainstorming, ossia voglio un po' cambiare la vostra percezione del tempo attraverso i paradossi. Chi qua, a parte quelli del classico, ma la doxa e l'opinione, quindi non si tratta di assurdità, di cose senza senso, ma di immagini del tempo che vanno contro appunto l'opinione più diffusa. Quindi io procederò a smontare il tempo in tutti i suoi elementi: la linea, la retta, il punto, la direzione, il verso, la durata, e appunto vorrei con voi sfidare l'immagine comune del tempo, sabotarla e fare in modo che si veda com'è fatto dentro questo concetto così complicato. Cominciamo con qualcosa che sembra un'assurdità, e cioè che il tempo non passa, non scorre. Sembrerebbe roba da manicomio, uno se lo dicesse si chiamerebbe subito un'ambulanza. Però in modo altrettanto plausibile, Sant'Agostino, nelle Confessioni e altrove, ha dimostrato che il tempo non passa. Perché? Noi viviamo sempre nel presente, per cui il passato esiste solo nella memoria, è il presente del passato. Il futuro esiste solo nell'attesa o nella speranza, è appunto il presente del futuro. E poi esiste il presente del presente, che è quello della percezione attuale. Quindi il tempo è tridimensionale. Esiste il presente del passato, come ho detto, il presente del presente, il presente del futuro. E il nostro animo è fatto, si potrebbe dire, a fisarmonica. C'è una distensio animi, dice Agostino. Cioè, se io sono concentrato nel presente, come dire, il mio animo si restringe nella sua immagine a quello che vede, a quello che sente, a quello che pensa. Se invece mi rivolgo al passato, è come se si allungasse questo tempo e quindi va in una certa direzione. Lo stesso capita per il futuro, quindi il tempo si stringe e si allarga nella sua percezione. I poeti barocchi, Gongora, ad esempio, un più grande dei poeti spagnoli, hanno espresso questo paradosso in maniera efficace. Vi dico un paio di versi in spagnolo che sono belli. Si quiero por las estrellas saber tiempo donde vas, veo que con ellas vas, pero no vuelves con ellas. Ma ay, qué engañado estoy, tú eres tiempo, el que te quedas, yo soy el que me voy. Se chiedo alle stelle dove va il tempo, perché noi misuriamo il tempo sempre sui corpi celesti, le settimane attraverso un quarto del movimento, del cambiamento della luna, l'anno, anulus, l'anello,
il movimento del sole e così via. Quindi il tempo è segnato dai corpi celesti, la rotazione della Terra in circa 24 ore. Quindi se chiedo al tempo dove va con i corpi celesti, vedo che va, ma non torna con loro. Ma ahimè che mi inganno, sei tu tempo che resti, che stai fermo, e sono io che me ne vado. Cioè, il tempo non passa, come in Agostino, nemmeno in Gongora. Siamo noi che passiamo, noi che ce ne andiamo, che nasciamo, viviamo e moriamo. Un'altra immagine del tempo che possiamo smontare è quella del fatto che il tempo sia unico e continuo. Perché, vediamo un po' l'aspetto in termini filosofici o psicanalitici. Freud ha detto che il tempo è fatto di coesistenza e di successione. È testuale la coesistenza e della successione. Non spaventatevi, ve lo spiego subito. Freud aveva cominciato, voleva fare filosofia ma era povero, quindi ha fatto medicina come modo per tornare alla filosofia. Infatti la psicanalisi è una specie di anatomia dell'anima. Però per i primi 2 anni ha seguito le lezioni di un grande filosofo che si chiamava Franz Brentano, pubblicato addirittura, come si faceva per gli studenti nei corsi, le dispense, cioè quello che il professore diceva. E attraverso Brentano è venuto a contatto con la filosofia di Leibniz, che probabilmente qualcuno ha già fatto a scuola. Ora, Leibniz contro Newton, che considerava il tempo absolutum, assoluto, cioè slegato dalle cose, dagli eventi, ha detto che il tempo è invece legato agli eventi e alle successioni. Per cui ha distinto spazio e tempo. Lo spazio è l'ordine della coesistenza. Io vedo con un colpo d'occhio, nello stesso tempo, le cose. E quindi i singoli elementi dello spazio vengono colti insieme, in maniera da ordinarli. Invece il tempo è l'ordine della successione, cioè per esempio le sillabe che dico o le note musicali vengono una dopo l'altra. No, voi non potete sentire un discorso con un colpo d'occhio o ascoltare una sinfonia di Beethoven in un microsecondo. Quindi per Leibniz il tempo, ripeto, è l'ordine della successione, lo spazio è l'ordine della coesistenza. In Freud il paradosso consiste nel fatto che il tempo psichico, il nostro tempo interiore, è nello stesso tempo simile allo spazio di Leibniz e simile anche, ma simultaneamente, al tempo di Leibniz. Ripeto, è coesistenza della successione. Cosa vuol dire questo? Che mentre io parlo e voi ascoltate, il tempo normale passa, il tempo dell'orologio, però i nostri contenuti rimossi, cioè quelle esperienze dall'infanzia in poi che sono troppo dolorose per essere presenti alla coscienza e che vengono respinte nell'inconscio, quelle restano. Per cui nello stesso tempo c'è un tempo che scorre e un tempo che non scorre. C'è un passato che passa e un passato che non passa. Ancora, noi non abbiamo la stessa misura del tempo dell'orologio, perché ad esempio si è scoperto che tenendo in una caverna sotterranea dei volontari e privandogli del cibo, della luce e comunque degli orologi, dopo un po' di tempo, naturalmente qualcosa mangiano e bevono,
ma a orari non normali, il ciclo vitale si orienta sulle 25 ore, si chiama tempo circadiano o ritmo circadiano, circa dies. Quindi noi non siamo abituati a un tempo di 24 ore, ma a un tempo psichicamente di 25. E quindi è un tempo diverso. E così non esiste un anno solare che sia normale, perché intanto l'anno non sempre è cominciato il primo gennaio nella nostra civiltà. In genere cominciava con la primavera, attorno al 25 marzo. Il primo gennaio è dovuto al fatto che nel 154 a.C. i consoli romani erano tutti e due fuori città, fuori dell'urbe, e è scoppiata una rivolta in Spagna, e allora il Senato per urgenza ha dovuto nominare due nuovi consoli, e siccome le nominati il primo gennaio del 154 ha cominciato la datazione in quel giorno. Allo stesso modo l'anno fiscale, che in genere è a giugno, quando prima si mieteva il grano e si pagava in natura, non coincide con l'anno solare, così l'anno scolastico, così l'anno liturgico. Una chiesa ha delle cadenze che non sono uguali al calendario. Quindi già vedete come si moltiplicano appunto a grappolo le nostre immagini di tempo. Ugualmente noi non abbiamo un tempo unico. Prendete il sogno. Durante il sogno, che dura 3 minuti o 5 minuti, voi potete sognare che sono passati 20 anni. Quindi il tempo del sogno o il tempo dell'orologio o del calendario non coincidono. Un altro aspetto che dovete considerare è che noi normalmente non capiamo più il significato di eternità e pensiamo che l'eternità sia un tempo lungo a piacere, mentre invece, almeno fino all'Ottocento, questa percezione a livello dei filosofi si aveva. L'eternità non ha niente a che fare con la durata, non è un tempo lunghissimo. E vi spiego perché. L'eternità in greco si dice aion, e inizialmente erano i fluidi corporei, il sangue, eccetera, che davano la vita. Poi è passato a significare la vita eterna degli dèi e finalmente è passato a indicare la vita in generale. Quindi se leggete Plotino, chi ha voglia di fare esperimenti filosofici di qualche buona lettura, va dall'Eneade terza 7-11 e vedrà che la definizione di eternità è zoe, cioè vita. Ma ancora più preciso sarà Severino Boezio, in un libro che ha dato idea a un'immagine della filosofia popolare, De consolazione filosofie, consolati con la filosofia. Ma lui, poveraccio, era in galera in attesa di essere fatto ammazzare da Teodorico. Quindi in questo libro, in questa consolazione della filosofia, libro quinto, paragrafo sesto, anche là bisogna contestualizzare sempre, che cos'è il tempo? Il tempo è appunto una forma di emorragia della vita che se ne va, mentre l'eternità è questa vita piena, questa plenitudo vite. Quindi non c'è una differenza di lunghezza, di durata del tempo.
Ma è un po' come la pienezza che noi sentiamo del tempo in certi momenti, per esempio nell'estasi, non nell'ecstasy, ma la pienezza che noi sentiamo nel tempo in certi momenti, e invece è appunto il tempo che se ne va come la sabbia tra le dita. Questa posizione ci spiega perché nella grande tradizione filosofica e anche religiosa ci sia l'idea del nunc stans, e cioè dell'attimo, del momento, atomo indivisibile appunto, in cui io ho questa apertura verso l'infinito, l'idea che praticamente il tempo non passi. Questa è l'esperienza dei grandi mistici, dai mistici renani, Meister Eckhart nel 300, a Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce in Spagna nella metà del 500. E questa idea che esista un attimo che coincide con l'eternità non è una cosa che appunto noi siamo più abituati a capire. Tant'è vero, se leggete Dante o Petrarca, bisognerà che vi spieghino che hanno questa idea di eternità che è pienezza di vita. Come dice Dante, l'eternità è lo tempo in cui tutti, lo punto in cui tutti i tempi sono presenti. Cioè presente il passato, c'è il passato, il presente e il futuro. E i trionfi di Petrarca, che si concludono, penultimo il trionfo del tempo, ultimo il trionfo dell'eternità, è questa idea di un godimento nel paradiso, che per Petrarca non sarà come Dante la visione di Dio, ma quella di Laura che è morta e finalmente la rivede. E quindi c'è questa visione beatifica che è fuori dalla successione del tempo, perché, dice Petrarca, non ci sarà nell'eternità né fu né è né sarà, cioè non ci saranno i tempi che scorrono e si consumano l'uno con l'altro. Ora c'è una cosa un po' più difficile, ma non troppo. Tutta la riflessione sul tempo nasce da poche frasi di Platone, ma da un'intera parte della filosofia di Aristotele. Platone paragona l'attimo, l'exifness, a questo momento come quello di una parabola, di un oggetto che viene lanciato in aria, che prima sale e poi inverte la sua direzione, ma a un punto in cui praticamente la velocità si può dire è zero, che è paragonato al tempo, all'istante, che è extraterritoriale rispetto al tempo, cioè l'attimo, questo attimo culminante non è nel tempo. Così in Aristotele nella Fisica, nel quarto libro, che è il più grande trattato del tempo commentato per millenni dagli arabi, dai medievali, eccetera, fino ad arrivare al Novecento da Husserl, e cioè che come le tacche nell'orologio, l'attimo è indivisibile, appunto, e senza spessore, c'è tempo solo fra due attimi. Diciamo nell'orologio tra le 10 e 10 e le 10 e un quarto. Però c'è tempo semplicemente perché la continuità del tempo viene tagliata, si fa una cesura. E quindi in se stesso, però come il punto geometrico, vi dicevo, l'attimo non ha spessore. E allora cosa succede? Che il paradosso è che il tempo è costituito da, come tanti punti geometrici senza spessore, che non fanno un segmento,
il paradosso è che il tempo è formato da parti senza tempo. Come che risolve Aristotele la questione? Dice, noi dobbiamo considerare l'attimo nello stesso tempo come un ponte e come una cesura. Perché se togliamo la cesura, se il tempo fosse continuo, dice, 10.000 anni sarebbero appunto simultanei a quel tempo che oggi stiamo vivendo. Quindi il tempo va tagliato in parti. Però se l'attimo fosse soltanto una diga che impedisce alla corrente del tempo di fondersi, non potremmo andare avanti. Allora l'attimo deve essere anche un ponte che appunto ci permette di transitare da una parte all'altra. Aristotele pone un altro problema che è stato a lungo dibattuto. È l'anima che misura il tempo oppure sono gli astri? È il movimento dei corpi celesti che ci permette di misurare il tempo? La sua risposta, più che ambigua, non è data, anche perché parti di questo libro dove ne parla, oltre la fisica, cioè il De Anima, non ci sono pervenute, ma comunque perché non era interessato al problema, come lo sarà invece più tardi Sant'Agostino, come lo sarà Husserl. E cioè, per Aristotele, che fa un esempio, dice, nella mitologia ci sono degli uomini in Sardegna che si addormentano e poi si svegliano dopo secoli. Allora, il tempo in cui hanno dormito è come se non esistesse, perché loro connettono l'ultimo momento in cui sono svegli al primo momento in cui si risvegliano. Da questo punto di vista sembrerebbe che per Aristotele appunto sia l'anima a misurare il tempo, cioè la coscienza. Io ho coscienza del tempo se c'è coscienza del mutamento. Se non c'è mutamento non c'è coscienza. Notate, un dormire senza sogni, specifica Aristotele. Però d'altra parte, per Aristotele appunto, se il tempo ha la sua radice nel mutamento e la nostra esperienza del mutamento, prima di essere interna e esterna, vediamo le cose che cambiano, allora la cosa resta in sospeso. Invece Agostino, per motivi anche religiosi, ritiene che la percezione del tempo sia data dal nostro animo. In te, anime, anime meus, tempora mea meteor, e in te, animo mio, che misuro i miei tempi. Altri paradossi, mi avvio verso la fine per poi lasciarvi più tempo per eventuali domande, sono quelli relativi al tempo di tutti gli esseri viventi. Ci sono dei moscerini della frutta, Drosophila, che sono i preferiti, come sentirete, del professor Boncinelli e di tutti i biologi, perché vivono, sono effimeri, vivono 3 giorni più o meno, e però nel giro di un anno ci sono un centinaio di generazioni, per cui si possono studiare le modificazioni del DNA. Ecco, questi moscerini hanno, si può ipotizzare, è stato fatto da 1864 da un certo von Baer, che percezione hanno loro che vivono così poco del tempo? Hanno una percezione, tanto per capirci, come quella di un film che viene accelerato, come quelli di Ridolini, in cui il tempo per loro passa più velocemente, o hanno una percezione al contrario, in cui tutto è al rallentatore? E poi ci sono le sequoie giganti della California, che vivono 900 o 1000 anni. Se le piante hanno una percezione, come ormai qualcuno crede, che sensazione oscura del tempo si ha?
E allora su queste elucubrazioni, perché noi non sapremo mai, pare che le piante squittiscano con gli ultrasuoni quando le annaffiamo, per cui, per dirla scherzosamente, in quell'imitazione che fa Crozza di quello che taglia la zucchina e poi prega, c'è in qualche modo un grano di verità che non stiamo qua a considerare. Ma consideriamo invece come è cambiata la nostra immagine del tempo, perché una grande scossa è stata data dalla tecnologia alla percezione comune del tempo. Quando Edison inventa il grammofono, 1870, che era un rullo con, come succede nei dischi, con delle specie di incisioni, per la prima volta non soltanto si è conservata la voce, la musica e i rumori, e quindi il passato è riproducibile, così come era stato fatto dal 1839 con la fotografia. Ma se voi girate all'indietro il rullo del grammofono di Edison, voi potete invertire il corso del tempo. Ritorno subito su questo, ma vorrei farvi notare la grandezza della scienza, visto che qua siamo in un festival che considera scienza e filosofia, nell'andare controcorrente. Perché Edison, oltre che del grammofono, è inventore anche della lampadina, che capovolge tutti i nostri modi di immaginare spiegare le cose, perché la luce prima o il calore erano dati dalla fiamma che bruciava consumando ossigeno in aria aperta. La lampadina invece c'è un filamento che oggi è di tungsteno che agisce nel vuoto, e quindi questo è il grande capovolgimento, cioè la controfattualità, andare contro quelli che sono fatti. Anche questo è un paradosso: far bruciare nel vuoto per produrre luce e calore un filamento di tungsteno. Ma qualcosa di simile al grammofono di Edison per quanto riguarda l'acustica avviene sul piano della vista con l'invenzione del cinema dei fratelli Lumière, 1895, in dicembre, cosa interessante. La prima proiezione spaventò gli spettatori perché era l'immagine di una locomotiva che veniva in direzione di chi la riprendeva cinematograficamente, per cui la gente scappava, soprattutto nelle prime file. L'anno dopo, Louis Lumière, uno dei due fratelli, fa un altro esperimento, e cioè si chiama la salumeria meccanica, che erano brevi film, una specie di clips attuali, in cui si vede non il salame tagliato a fette mentre viene tagliato a fette, ma al contrario le fette, girando la pellicola a rovescio, che si reintegrano nel salame. E così Samuel Porter, un regista americano, nel 1902 produce un film che si chiama The American Fireman, cioè il pompiere americano, in cui si vede non un palazzo che crolla, ma al contrario la ricostruzione delle macerie del palazzo come era prima. Il cinema introduce poi il ralentì, cioè di vedere le cose al rallentatore, per cui per la prima volta si capisce che, diversamente dalle stampe inglesi del Settecento che vedrete spesso un po' dappertutto, negli alberghi eccetera, in cui i cavalli galoppano con quattro zampe sollevate da terra, in realtà, siccome per la velocità dell'evento non si era mai vista, i cavalli hanno sempre, almeno quando, se non saltano, almeno una o due zampe a terra. Oppure si è vista per la prima volta lo sbocciare veloce di una rosa,
cioè accelerando invece che rallentando, si vede la rosa che cresce velocemente. Ecco, da queste esperienze, quindi di un tempo reversibile, accelerabile, rallentabile, nasce tutta una letteratura che oggi consideriamo di fantascienza, ma che allora era un romanzo. Il romanzo di Wells sulla macchina del tempo, o poi sta per uscire il secondo film di Zamensky, Ritorno al futuro, ve lo ricordate, il dottore pazzo, il giovanotto, la macchina del tempo. Sta per uscire la seconda puntata. Ma questa idea dei viaggi nel tempo, che poi hanno un aspetto scientifico, come è stato prima ricordato, anche con Einstein. Cioè, nella relatività di Einstein, è quello che Einstein spiega in un libretto che consiglio, che si chiama L'ABC della relatività, è questo. Come sapete, che per Einstein non c'è un tempo assoluto e non c'è uno spazio assoluto. È il punto di vista dello spettatore che determina, diciamo, il passare del tempo. Perché si può dire in generale che l'orologio rallenta più aumenta la velocità di chi lo porta. L'ipotesi è che, essendo la velocità della luce 300.000 km, il massimo, l'insuperabile, se noi, per ipotesi che non ha alcun riscontro attualmente, potessimo avvicinarci alla velocità della luce, cosa impossibile perché crescerebbe la nostra massa, noi quando arrivassimo alla velocità della luce praticamente il tempo non passerebbe, così come nei buchi neri pare che il tempo non passi. In questo senso, allora, noi abbiamo un movimento in cui, dice Einstein, immaginando che io sia partito con un'astronave che si avvicina alla velocità del tempo, non a 300.000 km, ma diciamo alla metà, io vado via e torno, che per me sono passati 2 anni, ma trovo tutti i miei parenti morti, perché da noi ne sono passati 50. Ecco, quindi questo esperimento mentale è un esperimento che naturalmente non possiamo verificare, perché non possiamo viaggiare in velocità che si avvicina alla luce, ma serve a capire appunto che il tempo non è più quel tempo newtoniano che vi dicevo prima, ma che il tempo cambia, così come cambia lo spazio. Credo che in questi giorni qualcuno vi racconterà le onde gravitazionali, forse stamattina stessa, state scoperte tra l'America e Cascina, vicino a Pisa, con delle apparecchiature strane, che l'esplosione di 2 buchi neri, 1.300.000.000 di anni luce fa, e la cosa ci è arrivata nei primi mesi di quest'anno, sono esplosi e hanno creato un'onda gravitazionale. Tanto per capirci, poi ve lo spiegherà meglio chi parlerà di questo, il tempo e lo spazio, insomma, è simile a una rete elastica in cui dei corpi celesti sono come dei pesi, delle sfere di metallo che lo modificano. Per cui, per esempio, il pianeta Giove nel nostro sistema solare, essendo il più grande, mettendo che sia anche il più pesante, lo farà un buco, diciamo, sulla rete. E così via, quelli più piccoli. Ma quindi lo spazio è fatto, non si può interpretare con la geometria euclidea, se poi mi chiedete cos'è ve lo spiego, ma lo spazio è curvo, è curvato dalla massa della materia. Ora, questa esplosione che si è verificata questo tempo immemorabile fa, propagandosi nell'universo, è come se un'onda che modificasse, che spostasse questa rete, che è quella dello spazio-tempo. In Einstein lo spazio e il tempo non si possono separare. Ultima osservazione per consolarvi è che come noi dobbiamo gestire il nostro tempo.
isolando ciascuna dimensione del tempo, il passato, il presente e il futuro, e promuovendola a tempo che noi pratichiamo e preferiamo di più, siamo votati probabilmente all'infelicità. Infatti, puntare tutto sul tempo, che qualcosa che scompare mentre noi parliamo e agiamo, non è, come nel famoso verso di Orazio, Carpe Diem, che aveva un senso diverso, e cioè di non lasciar passare il tempo in attesa di qualche godimento. Ma è diverso dall'idea dello sballo, tanto per parlare in termini giovanilistici, cioè afferrare le occasioni perché probabilmente non potrebbero più passare, quindi intorpidirsi con l'alcol, qualche volta con le droghe nei casi peggiori, oppure lasciarsi andare alla deriva. Non è questa la vita nel presente isolato, che, o anche senza arrivare a questo, non è, come si diceva una volta per le cronache del calcio, non è vivere minuto per minuto quello che conta. Quindi vivere soltanto nel presente è qualcosa di monco. Bisogna vivere, non si può vivere nemmeno solo nel passato, perché il passato è melanconia, c'è l'idea di una perdita, di qualcosa che è irrecuperabile, e quindi c'è anche il problema nel passato di abbellirlo qualche volta, di farlo con per esempio l'infanzia molto più felice di quello che è stato, e comunque il passato noi non lo possiamo cambiare. Ed è sbagliato anche vivere esclusivamente nel futuro, cioè nell'attesa di qualcosa spasmodica, nel rincorrere gli eventi. Ma quale sarebbe la forma più sensata di vita? Sarebbe quella di legare insieme queste tre dimensioni del tempo, di vivere appunto un tempo che, come dicevano gli stoici antichi, è simile a una gomena, cioè a una di quelle funi con cui si ancorano le navi alle bitte, e cioè srotolare il nostro tempo, sentirlo come unico, cioè un passato che diventa presente e si avvia verso il futuro. Ma l'immagine della gomena, aggiungo io, non è soltanto quello dello sgomitolarsi di una vita simile a questa gomena. La gomena ricorda anche il fatto che le imbarcazioni vengono fermate nel porto. E allora, in che senso si può intendere? Nel senso che la nostra capacità di vivere nel tempo dovrebbe essere quella di fermarsi a riflettere, di mettere tra parentesi ogni tanto, riflettendo, il tempo della nostra vita, in maniera tale che, come succede in musica, in cui si sviluppa un tempo che è qualitativo, in cui una nota trapassa nell'altra senza cesure, questa vita data dalla riflessione, questo tempo dato dalla riflessione, venga ogni tanto rimesso a posto. Cioè, noi dobbiamo ogni tanto fermarci rispetto allo scorrere del tempo, che altrimenti è trascinante, e cercare di mettere insieme noi stessi, ricongiungendo tutte le parti della nostra vita, il passato con il presente e il presente con il futuro. E così sia. E grazie. Grazie a Professor Bodei, che è riuscito con un linguaggio comprensibile a guidarci in questa riflessione sulla profondità, sulla paradossalità del tempo. Grazie anche per quella conclusione, per l'invito che ha fatto a vivere legando insieme le tre dimensioni del tempo. Ora abbiamo 15 minuti
è uno spazio che vogliamo lasciare per gli interventi dei ragazzi, del pubblico, degli insegnanti, domande da fare al professore. Chi vuole si può accomodare qui al microfono, può dire il suo nome e fare la domanda al professore. Non mordo, potete fare domande impertinenti, nel senso che non sono pertinenti direttamente a quello che ho detto o che sono anche critiche. Prego, c'è un giovane, si accomodi pure. Un applauso, perché chi rompe il ghiaccio merita veramente un applauso. Buongiorno, c'è da dire che non sono uno studente del liceo e quindi ho questo vantaggio, insomma, che sono laureato in filosofia, forse ho un vantaggio in più. Io vorrei fare due domande, una sul tempo come eterno ritorno dell'uguale che ha esposto Nietzsche riferendosi a dottrine greche antiche. Se attualmente, cioè allo stato attuale sia della filosofia o anche della scienza, è considerata soltanto una fantastica ipotesi accademica e fantasiosa, insomma, che non ha più riscontro nella realtà reale, questa è la prima domanda, o se ha, diciamo, una sua consistenza e ancora una sua validità come ricerca. La seconda invece è sull'opera di Proust, famosa, insomma, sempre citata quando si parla del tempo, e in particolare sul tempo ritrovato, sul senso che Proust dà alla sua ricerca del tempo perduto, nel momento in cui attraverso l'operazione della memoria si riesca a ritornare e a recuperare quel tempo che altrimenti sarebbe perduto. E la grande importanza che questa concezione del tempo ha anche riferimento a Platone e quindi all'idea della conoscenza, proprio come ricordo di una conoscenza che abbiamo perduto quando eravamo anime senza corpo che si trovavano nell'iperuranio. Grazie. Grazie per queste due domande molto pertinenti. Io direi di dare spazio ad altri interventi per lasciare poi la parola al professore. Non vedo mani alzate, allora intanto possiamo procedere alla risposta. Allora, grazie per queste domande che permettono alcune cose che vi sono utili come studenti anche per il programma. L'eterno ritorno in Nietzsche non è qualcosa di simile a quello dei pitagorici e gli stoici, per cui tutto ritorna uguale, gli stessi eventi si riproducono all'infinito, solo che noi nelle metensomatosi, cioè cambiamenti di corpo e mantenendo la stessa anima, ce lo dimentichiamo. Per Nietzsche l'eterno ritorno è un modo per selezionare gli uomini, cioè gli spiriti forti o quelli che verranno, che saranno i superuomini, sono quelli che accettano il divenire, cioè che accettano il destino, ma inteso in senso personale, il così volli che fosse, e quindi sono in grado di aspettare il futuro così come verrà e di dire ego fatum, quindi che io aspetto gli eventi, e di non rimpiangere il passato come fanno quelli degli uomini del gregge. Poi per quanto riguarda la questione di Proust, questo è molto interessante perché ci sono diversi fraintendimenti. Proust considera una differenza tra la memoria volontaria e la memoria involontaria. La memoria volontaria, come sarà poi in Bergson,
è tesa all'azione, cioè tutto ciò che mi serve per preparare il mio ingresso nel futuro è prodotto dalla memoria volontaria. Io ricordo quello che mi serve, altrimenti la memoria volontaria è una specie di schiacciasassi che produce, distrugge gli altri ricordi. Se ne salva qualcuno, quelli che non servono all'azione, ma che ricordati. La famigerata storia di inzuppare la petite madeleine, che è un dolce francese, nel tè della nonna, che lo riporta all'immagine vivida dell'infanzia, oppure l'allacciare gli scarponcini sempre in casa della nonna, che gli riporta il ricordo di questa persona anziana, o il pavimento sconnesso di San Marco a Venezia. Cosa hanno questi ricordi? Che proprio perché non servono a niente si sono salvati, e si sono salvati nel senso che è paradossalmente, anche qua un altro paradosso, è la tecca dell'oblio che li ha conservati intatti. Per cui io sento in questi ricordi, per questo sono importanti, sento come se il tempo non sia passato. Ho, dice Proust, la percezione di un aroma di eternità. Cioè, io non credo all'immortalità dell'anima, dice Marcel Proust, però è come se sentissi la presenza dell'eternità in queste parti della mia esistenza che non sono state deformate dal tempo, perché si sono conservate nella memoria involontaria, che improvvisamente, quando zuppo questo biscottino nel tè o mi allaccio gli scarponcini, mi fa ritornare al passato, a un passato che non è passato anche in questo caso. Ecco che allora, dal punto di vista poi dell'anamnesi, c'è un fraintendimento qua. Quando si dice che conoscere è ricordare, Platone non è facile. Platone mette in scena i suoi dialoghi come fosse una pièce teatrale. Bisogna vedere chi pronuncia la frase. E la frase la pronunciano due pitagorici, Simmia e Cebete. Ma non è Platone che accetta questa cosa. Quindi per Platone l'anamnesis, differenza dell'amneme, cioè due tipi di ricordo. L'amneme è il ricordo, come dire, che si mette in una specie di cassetto e resta lì. L'anamnesis è una, in senso quasi proustiano, una recherche, è una ricerca fatta di rinvii. Simmia mi ricorda Cebete, dice, e cioè è una serie di rinvii che mi fanno iniziare una ricerca. Quindi quando Platone dice che conoscere è anamnesis, non vuol dire che conoscere è mneme, e quindi la cosa fa differenza. Questo grande fraintendimento di Platone, per cui tutto sarebbe riportabile a una sorta di pitagoriche reincarnazioni, non coglie il pensiero di Platone, che poi è complicato. Platone, perché ha scritto, morto a 80 anni, ha scritto tanto, ha lasciato incompiuta la sua ultima opera, che è appunto Le Leggi. Ecco, la memoria, il ricordare poi è qualcosa di complicato, perché anche la memoria si allena, per cui a parte la memoria spontanea, la memoria diciamo individuale, c'è anche la memoria collettiva. Per quanto riguarda la spontaneità, c'è stata elaborata nei millenni una mnemotecnica che oggi trovate anche nelle reclame dei giornali di ieri, in cui si diceva che vi promettono di imparare le lingue straniere, persino il cinese, che è complicatissimo, in 2 settimane con un certo allenamento della memoria. Ma la mnemotecnica nasce con il poeta greco Simonide, che era a un banchetto in una casa. A un certo momento esce di casa perché doveva fare una commissione. Mentre stava fuori,
un terremoto seppellisce tutti i commensali, che diventano irriconoscibili. Allora lui con la sua memoria riesce a dare onorato funerale dicendo Tizio era seduto qua, Caio era seduto là. Ed è diventata la mnemotecnica, che è interessante perché la mnemotecnica vi permette di ricordare una cosa raddoppiandola. Per cui la mnemotecnica in Quintiliano, nella oratoria romana, era rappresentata come una specie di aula, cioè una specie di struttura di tribunale che è simile alle cattedrali cristiane inizialmente, in cui a ogni colonna era legato, ve lo dico in una maniera più banale, un mio collega filosofo, mnemotecnico, mi ha dato un modo per ricordare il suo telefono, anche se oggi le cose non stanno più così. C'è 27 San Paganino, era il giorno in cui pagavano i professori, ora mi pagano il primo del mese, credo. Diviso 3, che fa 9, 53, legge truffa. Quindi 27, San Paganino, diviso 3, legge truffa. I giovani non si ricorderanno, ma è stato un tentativo, appunto, nel 53, di dare un premio di maggioranza abnorme al partito che avrebbe vinto. Quindi io, per ricordarmi un numero di telefono, devo ricordarmi tre cose che non c'entrano niente. Eppure è così che funziona la memoria. Quindi la memoria, si è appoggiata a qualche cosa, funziona. E poi ci sono questi elementi anche di uso diverso della memoria, che sono legati non soltanto a delle tecniche, ma anche alla concezione sbagliata che noi abbiamo che la memoria collettiva sia un'astrazione, che non esiste una memoria collettiva, che esiste soltanto una memoria individuale. Questo non è vero, perché la memoria individuale, senza il linguaggio, che è un fatto collettivo, non potrebbe funzionare. Senza l'orientamento spaziale, ad esempio, non potrebbe funzionare. Quindi meditate, gente, meditate. Buongiorno. Ci sarebbe tempo per un'ultima rapidissima domanda. Altrimenti ringraziamo il professore, salutiamo gli studenti, auguriamo una proficua conclusione dell'anno scolastico e buon proseguimento con la festa della scienza. Grazie.
università tedesche e ha insegnato a Los Angeles, dove tuttora tiene ancora dei corsi di filosofia. Per preparare un po' il clima su questo tema, dico solo due parole, anche perché poi a seguito della relazione del professore ci sarà anche un momento di domande da parte di voi ragazzi. Tra i problemi più dibattuti nella storia della filosofia c'è sicuramente la questione del tempo. I filosofi hanno sempre tentato di dare una definizione, ma l'impresa è risultata complessa per le conoscenze nebulose riguardo agli elementi di cui il tempo è composto, sulla natura del passato, che non è più, del futuro, che non è ancora, del presente, che è sempre istantaneo e inafferrabile. Poi è apparso anche complesso definire l'origine del tempo e il tipo di progressione, se lineare, seguendo una linea dal passato verso il futuro, o se circolare, come un anello in cui tutto si ripete. Altro problema è stata la comprensione del rapporto del tempo con la materia e quindi con lo spazio e, sotto un altro profilo, con l'eternità, se ha senso parlare di eternità. Il tempo, ragazzi, è realtà oggettiva o rilevanza soggettiva? È un fatto quantitativo o qualitativo? Per essere semplici, il tempo degli orologi è uguale per tutti, eppure il tempo non passa allo stesso modo per tutti, lo sapete bene. A volte può capitare che il tempo dell'interrogazione non finisce mai, mentre il tempo della ricreazione, ahimè, finisce sempre troppo presto. Gli autori di riferimento per quanto riguarda l'evoluzione, la condizione del tempo, sono stati tanti nella storia del pensiero, da Platone, Aristotele, Agostino, Kant e Bergson, fino all'esistenzialismo e nella fenomenologia di oggi. Il tema poi è stato centrale nella scienza. Dopo la concezione classica di Newton, l'interpretazione del tempo è stata rivoluzionata a partire dalla teoria della relatività di Einstein. Cedo la parola al professore, aggiungendo però che, oltre alle due opere che nel fascicolo vengono citate, il professore è autore di tanti lavori che hanno avuto una rilevanza scientifica e anche una grande divulgazione nel grande pubblico. Possiamo dire che la sua attenzione al tempo, alla storia, è stata sempre continua, dai suoi primi studi su Hegel, che hanno cambiato il nostro modo di vedere il modo con cui Hegel leggeva la storia, fino alle tematiche legate allo studio delle passioni, alla genealogia dell'individuo moderno. Molte sono le opere. Per i ragazzi che vanno alla maturità quest'anno mi permetto di consigliare due testi semplici ma molto profondi. Uno è uno scritto che ha per titolo Se la storia ha un senso. Un altro, della casa editrice Donzelli, La storia, la filosofia del Novecento, un profilo ben fatto che può aiutarvi nella vostra preparazione. Non aggiungo altro, ringrazio il professor Bodei e lascio la parola. Buongiorno. L'immagine comune che abbiamo del tempo, ma che era stata provata anche da Newton come tempo verum et mathematicum, è rappresentata da una retta infinita sulla quale scorre un punto indivisibile e senza spessore, il presente, che avanzando a velocità costante si lascia indietro il passato e, per così dire, rosica il futuro. Ripeto, noi ci immaginiamo il tempo come una retta infinita sulla quale scorre un punto indivisibile senza spessore che avanzando separa il passato che si lascia alle spalle dal futuro che avanza. Questa retta ve la potete rappresentare come negli orologi, come un cerchio in cui appunto una lancetta che non esiste ancora ma molto precisa
avanza separando il passato dal futuro a ogni istante o attimo, da atomo, appunto indivisibile. Il presente è rappresentato come un punto geometrico che non ha spessore. Ora, questa immagine è molto comoda, noi la usiamo quotidianamente, organizziamo la vita individuale e la vita sociale sulla base di quello che è appunto il tempo cronologico, il tempo dell'orologio. Ma è l'unico tempo possibile? Oppure esistono a grappolo tanti tipi di tempo specifici che non coincidono con il tempo cronologico, il tempo della psicologia, il tempo che viene misurato in campo medico, e di questo parlerò subito. Io voglio sadicamente sottoporvi a una specie di brainstorming, ossia voglio un po' cambiare la vostra percezione del tempo attraverso i paradossi. Chi qua, a parte quelli del classico, ma la doxa e l'opinione, quindi non si tratta di assurdità, di cose senza senso, ma di immagini del tempo che vanno contro appunto l'opinione più diffusa. Quindi io procederò a smontare il tempo in tutti i suoi elementi: la linea, la retta, il punto, la direzione, il verso, la durata, e appunto vorrei con voi sfidare l'immagine comune del tempo, sabotarla e fare in modo che si veda come è fatto dentro questo concetto così complicato. Cominciamo con qualcosa che sembra un'assurdità, e cioè che il tempo non passa, non scorre. Sembrerebbe roba da manicomio, uno se lo dicesse si chiamerebbe subito un'ambulanza. Però in modo altrettanto plausibile Sant'Agostino, nelle Confessioni e altrove, ha dimostrato che il tempo non passa. Perché? Noi viviamo sempre nel presente, per cui il passato esiste solo nella memoria, è il presente del passato. Il futuro esiste solo nell'attesa o nella speranza, è appunto il presente del futuro. E poi esiste il presente del presente, che è quello della percezione attuale. Quindi il tempo è tridimensionale. Esiste il presente del passato, come ho detto, il presente del presente, il presente del futuro. E il nostro animo è fatto, si potrebbe dire, a fisarmonica. C'è una distensio animi, dice Agostino. Cioè, se io sono concentrato nel presente, come dire, il mio animo si restringe nella sua immagine a quello che vede, a quello che sente, a quello che pensa. Se invece mi rivolgo al passato, è come se si allungasse questo tempo e quindi va in una certa direzione. Lo stesso capita per il futuro, quindi il tempo si stringe e si allarga nella sua percezione. I poeti barocchi, Gongora, ad esempio, un più grande dei poeti spagnoli, hanno espresso questo paradosso in maniera efficace. Vi dico un paio di versi in spagnolo che sono belli. Si quiero por las estrellas saber tiempo donde vas, veo que con ellas vas, pero no vuelves con ellas. Ma ay, qué engañado estoy, tú eres tiempo, el que te quedas, yo soy el que me voy. Se chiedo alle stelle dove va il tempo, perché noi misuriamo il tempo sempre sui corpi celesti, le settimane attraverso un quarto del movimento del cambiamento della luna, l'anno, anulus, l'anello,
il movimento del sole e così via. Quindi il tempo è segnato dai corpi celesti, la rotazione della Terra in circa 24 ore. Quindi se chiedo al tempo dove va con i corpi celesti, vedo che va, ma non torna con loro. Ma ahimè che mi inganno, sei tu tempo che resti, che stai fermo, e sono io che me ne vado. Cioè, il tempo non passa, come in Agostino, nemmeno in Gongora. Siamo noi che passiamo, noi che ce ne andiamo, che nasciamo, viviamo e moriamo. L'immagine della gomena, aggiungo io, non è soltanto quello dello sgomitolarsi di una vita simile a questa gomena. La gomena ricorda anche il fatto che le imbarcazioni vengono fermate nel porto. E allora in che senso si può intendere? Nel senso che la nostra capacità di vivere nel tempo dovrebbe essere quella di fermarsi a riflettere, di mettere tra parentesi ogni tanto, riflettendo, il tempo della nostra vita, in maniera tale che, come succede in musica, in cui si sviluppa un tempo che è qualitativo, in cui una nota trapassa nell'altra senza cesure, questa vita data dalla riflessione, questo tempo dato dalla riflessione, venga ogni tanto rimesso a posto. Cioè, noi dobbiamo ogni tanto fermarci rispetto allo scorrere del tempo, che altrimenti è trascinante, e cercare di mettere insieme noi stessi, ricongiungendo tutte le parti della nostra vita, il passato con il presente e il presente con il futuro. E così sia. Grazie. Grazie a Pastor Bodei, che è riuscito con un linguaggio comprensibile a guidarci in questa riflessione sulla profondità, sulla paradossalità del tempo. Grazie anche per quella conclusione, per l'invito che ha fatto a vivere legando insieme le tre dimensioni del tempo. Ora abbiamo 15 minuti, è uno spazio che vogliamo lasciare per gli interventi dei ragazzi, del pubblico, degli insegnanti, domande da fare al professore. Chi vuole si può accomodare qui al microfono, può dire il suo nome e fare la domanda al professore. Non mordo, potete fare domande impertinenti, nel senso che non sono pertinenti direttamente a quello che ho detto, o che sono anche critiche. Prego, c'è un giovane, si accomodi pure. Un applauso, perché chi rompe il ghiaccio merita veramente un applauso. Buongiorno, c'è da dire che non sono uno studente del liceo e quindi ho questo vantaggio, insomma, che sono laureato in filosofia, forse ho un vantaggio in più. Io vorrei fare due domande, una sul tempo come eterno ritorno dell'uguale, che ha esposto Nietzsche riferendosi a dottrine greche antiche. Se attualmente, cioè allo stato attuale sia della filosofia o anche della scienza, è considerata soltanto una fantastica ipotesi accademica e fantasiosa, insomma, che non ha più riscontro nella realtà reale, questa è la prima domanda, o se ha, diciamo, una sua consistenza e ancora una sua validità come ricerca. La seconda invece è sull'opera di Proust, famosa, insomma, sempre citata quando si parla del tempo, e in particolare sul tempo ritrovato, sul senso che Proust dà alla sua
ricerca del tempo perduto, nel momento in cui attraverso l'operazione della memoria si riesca a ritornare e a recuperare quel tempo che altrimenti sarebbe perduto. E la grande importanza che questa concezione del tempo ha anche in riferimento a Platone e quindi all'idea della conoscenza, proprio come ricordo di una conoscenza che abbiamo perduto quando eravamo anime senza corpo che si trovavano nell'iperuranio. Grazie. Grazie per queste due domande molto pertinenti. Io direi di dare spazio ad altri interventi per lasciare poi la parola al professore. Non vedo mani alzate, allora intanto possiamo procedere alla risposta. Allora, grazie per queste domande che permettono alcune cose che vi sono utili come studenti anche per il programma. L'eterno ritorno in Nietzsche non è qualcosa di simile a quello dei pitagorici e gli stoici, per cui tutto ritorna uguale, gli stessi eventi si riproducono all'infinito, solo che noi nelle metensomatosi, cioè cambiamenti di corpo e mantenendo la stessa anima, ce lo dimentichiamo. Per Nietzsche l'eterno ritorno è un modo per selezionare gli uomini, cioè gli spiriti forti o quelli che verranno, che saranno i superuomini, sono quelli che accettano il divenire, cioè che accettano il così, il destino, ma inteso in senso personale, il così volli che fosse, e quindi sono in grado di aspettare il futuro così come verrà e di dire ego fatum, quindi che io aspetto gli eventi, e di non rimpiangere il passato come fanno quelli degli uomini del gregge. Poi per quanto riguarda la questione di Proust, questo è molto interessante perché ci sono diversi fraintendimenti. Proust considera una differenza tra la memoria volontaria e la memoria involontaria. La memoria volontaria, come sarà poi in Bergson, è tesa all'azione, cioè tutto ciò che mi serve per preparare il mio ingresso nel futuro è prodotto dalla memoria volontaria. Io ricordo quello che mi serve, altrimenti la memoria volontaria è una specie di schiacciasassi che produce, distrugge gli altri ricordi. Se ne salva qualcuno, quelli che non servono all'azione, ma che ricordati. La famigerata storia di inzuppare la Petite Madeleine, che è un dolce francese, nel tè della nonna, che lo riporta all'immagine vivida dell'infanzia, oppure l'allacciare gli scarponcini sempre in casa della nonna, che gli riporta il ricordo di questa persona anziana, o il pavimento sconnesso di San Marco a Venezia. Cosa hanno questi ricordi? Che proprio perché non servono a niente si sono salvati, e si sono salvati nel senso che è paradossalmente, che qua è un altro paradosso, è la teca dell'oblio che li ha conservati intatti. Per cui io sento in questi ricordi, per questo sono importanti, sento come se il tempo non sia passato. Ho, dice Proust, la percezione di un aroma di eternità. Cioè, io non credo all'immortalità dell'anima, dice Marcel Proust, però è come se sentissi la presenza dell'eternità in queste parti della mia esistenza che non sono state deformate dal tempo, perché si sono conservate nella memoria involontaria, che improvvisamente, quando zuppo questo biscottino nel tè,
mi allaccio gli scarponcini, mi fa ritornare al passato, a un passato che non è passato anche in questo caso. Ecco che allora, dal punto di vista poi dell'anamnesi, c'è un fraintendimento qua. Quando si dice che conoscere è ricordare, Platone non è facile. Platone mette in scena i suoi dialoghi come fosse una pièce teatrale. Bisogna vedere chi pronuncia la frase. E la frase la pronunciano due pitagorici, Simmia e Cebete, ma non è Platone che accetta questa cosa. Quindi per Platone l'anamnesis, differenza dell'amneme, cioè due tipi di ricordo, l'amneme è il ricordo, come dire, che si mette in una specie di cassetto e resta lì. L'anamnesis è una, in senso quasi proustiano, una recherche, è una ricerca fatta di rinvii. Simmia mi ricorda Cebete, dice, e cioè è una serie di rinvii che mi fanno iniziare una ricerca. Quindi quando Platone dice che conoscere è anamnesis, non vuol dire che conoscere è mneme. E quindi un'altra immagine del tempo che possiamo smontare è quella del fatto che il tempo sia unico e continuo. Perché, vediamo un po' l'aspetto in termini filosofici o psicanalitici. Freud ha detto che il tempo è fatto di coesistenza e di successione. È testuale la coesistenza della coesistenza e della successione. Non spaventatevi, lo spiego subito. Freud aveva cominciato, voleva fare filosofia ma era povero, quindi ha fatto medicina come modo per tornare alla filosofia. Infatti la psicanalisi è una specie di anatomia dell'anima. Però per i primi due anni ha seguito le lezioni di un grande filosofo che si chiamava Franz Brentano, pubblicato addirittura, come si faceva per gli studenti nei corsi, le dispense, cioè quello che il professore diceva. E attraverso Brentano è venuto a contatto con la filosofia di Leibniz, che probabilmente qualcuno ha già fatto a scuola. Ora, Leibniz contro Newton, che considerava il tempo absolutum, assoluto, cioè slegato dalle cose, dagli eventi, ha detto che il tempo è invece legato agli eventi e alle successioni, per cui ha distinto spazio e tempo. Lo spazio è l'ordine della coesistenza. Io vedo con un colpo d'occhio, nello stesso tempo, le cose. E quindi i singoli elementi dello spazio vengono colti insieme, in maniera da ordinarli. Invece il tempo è l'ordine della successione. Cioè, per esempio, le sillabe che dico o le note musicali vengono una dopo l'altra. No, voi non potete sentire un discorso con un colpo d'occhio o ascoltare una sinfonia di Beethoven in un microsecondo. Quindi per Leibniz il tempo, ripeto, è l'ordine della successione, lo spazio è l'ordine della coesistenza. In Freud il paradosso consiste nel fatto che il tempo psichico, il nostro tempo interiore, è nello stesso tempo simile allo spazio di Leibniz, è simile anche, ma simultaneamente, al tempo di Leibniz. Ripeto, è coesistenza della successione. Cosa vuol dire questo? Che mentre io parlo e voi ascoltate, il tempo normale passa, il tempo dell'orologio. Però i nostri contenuti rimossi, cioè quelle esperienze dall'infanzia in poi, che sono troppo dolorose per essere presenti alla coscienza e che vengono respinte nell'inconscio, quelle restano. Per cui nello stesso tempo c'è un tempo che scorre e un tempo che non scorre.
c'è un passato che passa e un passato che non passa. Ancora, noi non abbiamo la stessa misura del tempo dell'orologio, perché ad esempio si è scoperto che tenendo in una caverna sotterranea dei volontari e privandogli del cibo, della luce e comunque degli orologi, dopo un po' di tempo, naturalmente qualcosa mangiano e bevono, ma a orari non normali, il ciclo vitale si orienta sulle 25 ore, si chiama tempo circadiano o ritmo circadiano, circa dies. Quindi noi non siamo abituati a un tempo di 24 ore, ma a un tempo psichicamente di 25. E quindi è un tempo diverso. E così non esiste un anno solare che sia normale, perché intanto l'anno non sempre è cominciato il primo gennaio nella nostra civiltà. In genere cominciava con la primavera, attorno al 25 marzo. Il primo gennaio è dovuto al fatto che nel 154 avanti Cristo i consoli romani erano tutti e due fuori città, fuori dell'urbe, e è scoppiata una rivolta in Spagna, e allora il Senato per urgenza ha dovuto nominare due nuovi consoli, e siccome li ha nominati il primo gennaio del 154, ha cominciato la datazione in quel giorno. Allo stesso modo, l'anno fiscale, che in genere è a giugno, quando prima si mieteva il grano e si pagava in natura, non coincide con l'anno solare, così l'anno scolastico, così l'anno liturgico. La Chiesa ha delle cadenze che non sono uguali al calendario. Quindi già vedete come si moltiplicano appunto a grappolo le nostre immagini di tempo. Ugualmente, noi non abbiamo un tempo unico. Prendete il sogno. Durante il sogno, che dura 3 minuti o 5 minuti, voi potete sognare che sono passati 20 anni. Quindi il tempo del sogno o il tempo dell'orologio o del calendario non coincidono. Un altro aspetto che dovete considerare è che noi normalmente non capiamo più il significato di eternità e pensiamo che l'eternità sia un tempo lungo a piacere, mentre invece, almeno fino all'Ottocento, questa percezione a livello dei filosofi si aveva. L'eternità non ha niente a che fare con la durata, non è un tempo lunghissimo. E vi spiego perché. L'eternità in greco si dice aion, e inizialmente erano i fluidi corporei, il sangue, eccetera, che davano la vita. Poi è passato a significare la vita eterna degli dèi e finalmente è passato a indicare la vita in generale. Quindi se leggete Plotino, chi ha voglia di fare esperimenti filosofici di qualche buona lettura, va dall'Eneade di Terza 7:11 e vedrà che la definizione di eternità è zoe, cioè vita. Ma ancora più preciso sarà Severino Boezio, in un libro che ha dato idea a un'immagine della filosofia popolare, De Consolazione Filosofie, consolati con la filosofia. Ma lui, poveraccio, era in galera in attesa di essere fatto
ammazzare da Teodorico. Quindi in questo libro, in questa Consolazione della filosofia, libro quinto, paragrafo sesto, anche là bisogna contestualizzare sempre, che cos'è il tempo? Il tempo è appunto una forma di emorragia della vita che se ne va, mentre l'eternità è questa vita piena, questa plenitudo vite. Quindi non c'è una differenza di lunghezza, di durata del tempo, ma è un po' come la pienezza che noi sentiamo del tempo in certi momenti, per esempio nell'estasi, non nell'ecstasy, ma la pienezza che noi sentiamo nel tempo in certi momenti e invece è appunto il tempo che se ne va come la sabbia tra le dita. Questa posizione ci spiega perché nella grande tradizione filosofica e anche religiosa ci sia l'idea del nunc stans, e cioè dell'attimo, del momento, atomo indivisibile appunto, in cui io ho questa apertura verso l'infinito, l'idea che praticamente il tempo non passi. Questa è l'esperienza dei grandi mistici, dai mistici renani, Meister Eckhart nel 300, a Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce in Spagna nella metà del 500. E questa idea che esista un attimo che coincide con l'eternità non è una cosa che appunto noi siamo più abituati a capire. Tant'è vero, se leggete Dante o Petrarca, bisognerà che vi spieghino che hanno questa idea di eternità che è pienezza di vita. Come dice Dante, l'eternità è lo tempo in cui tutti, lo punto in cui tutti i tempi sono presenti, cioè presente il passato, c'è il passato, il presente e il futuro. E i trionfi di Petrarca, che si concludono, penultimo il trionfo del tempo, ultimo il trionfo dell'eternità, è questa idea di un godimento nel paradiso, che per Petrarca non sarà come Dante la visione di Dio, ma quella di Laura che è morta e finalmente la rivede. E quindi c'è questa visione beatifica che è fuori dalla successione del tempo, perché dice Petrarca non ci sarà nell'eternità né fu né è né sarà, cioè non ci saranno i tempi che scorrono e si consumano l'uno con l'altro. Ora c'è una cosa un po' più difficile, ma non troppo. Tutta la riflessione sul tempo nasce da poche frasi di Platone, ma da un'intera parte della filosofia di Aristotele. Platone paragona l'attimo, l'exifness, a questo momento come quello di una parabola, di un oggetto che viene lanciato in aria, che prima sale e poi inverte la sua direzione, ma a un punto in cui praticamente la velocità si può dire è zero, che è paragonato al tempo, all'istante, che è extraterritoriale rispetto al tempo, cioè l'attimo, questo attimo culminante non è nel tempo. Così in Aristotele nella Fisica, nel quarto libro, che è il più grande trattato del tempo commentato per millenni dagli arabi, dai medievali, eccetera, fino ad arrivare al Novecento da Husserl, e cioè che come le tacche nell'orologio, l'attimo è indivisibile appunto e senza spessore,
c'è tempo solo fra due attimi, diciamo nell'orologio tra le 10 e 10 e le 10 e un quarto, però c'è tempo semplicemente perché la continuità del tempo viene tagliata, si fa una cesura. E quindi in se stesso, però come il punto geometrico, vi dicevo, l'attimo non ha spessore. E allora cosa succede? Che il paradosso è che il tempo è costituito da, come tanti punti geometrici senza spessore, che non fanno un segmento, il paradosso è che il tempo è formato da parti senza tempo. Come che risolve Aristotele la questione? Dice, noi dobbiamo considerare l'attimo nello stesso tempo come un ponte e come una cesura. Perché se togliamo la cesura, se il tempo fosse continuo, dici, 10.000 anni sarebbero appunto simultanei a quel tempo che oggi stiamo vivendo. Quindi il tempo va tagliato in parti. Però se l'attimo fosse soltanto una diga che impedisce alla corrente del tempo di fondersi, non potremmo andare avanti. Allora l'attimo deve essere anche un ponte che appunto ci permette di transitare da una parte all'altra. Aristotele pone un altro problema che è stato a lungo dibattuto. È l'anima che misura il tempo oppure sono gli astri? È il movimento dei corpi celesti che ci permette di misurare il tempo? La sua risposta, più che ambigua, non è data, anche perché parti di questo libro dove ne parla, oltre la fisica, cioè il De Anima, non ci sono pervenute, ma comunque perché non era interessato al problema, come lo sarà invece più tardi Sant'Agostino, come lo sarà Husserl. E cioè, per Aristotele, che fa un esempio, dice, nella mitologia ci sono degli uomini in Sardegna che si addormentano e poi si svegliano dopo secoli. Allora, il tempo in cui hanno dormito è come se non esistesse, perché loro connettono l'ultimo momento in cui sono svegli al primo momento in cui si risvegliano. Da questo punto di vista sembrerebbe che per Aristotele appunto sia l'anima a misurare il tempo, cioè la coscienza. Io ho coscienza del tempo se c'è coscienza del mutamento. Se non c'è mutamento non c'è coscienza. Notate, un dormire senza sogni, specifica Aristotele. Però d'altra parte, per Aristotele appunto, se il tempo ha la sua radice nel mutamento e la nostra esperienza del mutamento, prima di essere interna e esterna, vediamo le cose che cambiano, allora la cosa resta in sospeso. Invece Agostino, per motivi anche religiosi, ritiene che la percezione del tempo sia data dal nostro animo. In te anime, anime meus, tempora mea meteor, e in te, animo mio, che misuro i miei tempi. Altri paradossi, mi avvio verso la fine per poi lasciarvi più tempo per eventuali domande, sono quelli relativi al tempo di tutti gli esseri viventi. Ci sono dei moscerini della frutta, Drosophila, che sono i preferiti, sentirete, del professor Boncinelli e di tutti i biologi, perché vivono, sono effimeri, vivono 3 giorni più o meno, e però nel giro di un anno ci sono un centinaio di generazioni, per cui si possono studiare le modificazioni del DNA. Ecco, questi moscerini
hanno, si può ipotizzare, è stato fatto da 1864 da un certo von Baer, che percezione hanno loro che vivono così poco del tempo? Hanno una percezione, tanto per capirci, come quella di un film che viene accelerato, come quelli di Ridolini, in cui il tempo per loro passa più velocemente, o hanno una percezione al contrario in cui tutto è al rallentatore? E poi ci sono le sequoie giganti della California che vivono 900 o 1000 anni. Se le piante hanno una percezione, come ormai qualcuno crede, che sensazione oscura del tempo si ha? E allora su queste elucubrazioni, perché noi non lo sapremo mai, pare che le piante squittiscano con gli ultrasuoni quando le annaffiamo, per cui, per dirla scherzosamente, in quell'imitazione che fa Crozza di quello che taglia la zucchina e poi prega, c'è in qualche modo un grano di verità che non stiamo qua a considerare. Ma consideriamo invece come è cambiata la nostra immagine del tempo. Perché una grande scossa è stata data dalla tecnologia alla percezione comune del tempo. Quando Edison inventa il grammofono, 1870, che era un rullo con, come succede nei dischi, con delle specie di incisioni, per la prima volta non soltanto si è conservata la voce, la musica e i rumori, e quindi il passato è riproducibile, così come era stato fatto dal 1839 con la fotografia. Ma se voi girate all'indietro il rullo del grammofono di Edison, voi potete invertire il corso del tempo. Ritorno subito su questo, ma vorrei farvi notare la grandezza della scienza, visto che qua siamo in un festival che considera scienza e filosofia, nell'andare controcorrente. Perché Edison, oltre che del grammofono, è inventore anche della lampadina, che capovolge tutti i nostri modi di immaginare e di spiegare le cose, perché la luce prima, o il calore, erano dati dalla fiamma che bruciava consumando ossigeno in aria aperta. La lampadina invece c'è un filamento, che oggi è di tungsteno, che agisce nel vuoto, e quindi questo è il grande capovolgimento, cioè la controfattualità, andare contro quelli che sono fatti. Anche questo è un paradosso: far bruciare nel vuoto per produrre luce e calore un filamento di tungsteno. Ma qualcosa di simile al grammofono di Edison per quanto riguarda l'acustica avviene sul piano della vista con l'invenzione del cinema dei fratelli Lumière, 1895, in dicembre, cosa interessante. La prima proiezione spaventò gli spettatori perché era l'immagine di una locomotiva che veniva in direzione di chi la riprendeva cinematograficamente, per cui la gente scappava, soprattutto nelle prime file. L'anno dopo, Louis Lumière, uno dei due fratelli, fa un altro esperimento, e cioè si chiama la salumeria meccanica, che erano brevi film, una specie di clips attuali, in cui si vede non il salame tagliato a fette mentre viene tagliato a fette, ma al contrario le fette, girando la pellicola a rovescio, che si reintegrano nel salame. E così Samuel Porter, un regista americano, nel 1902 produce un film che si chiama The American Fireman, cioè il pompiere americano, in cui si vede
non un palazzo che crolla, ma al contrario, la ricostruzione delle macerie del palazzo come era prima. Il cinema introduce poi il ralentì, cioè di vedere le cose al rallentatore, per cui per la prima volta si capisce che, diversamente dalle stampe inglesi del Settecento che vedrete spesso un po' dappertutto, negli alberghi eccetera, in cui i cavalli galoppano con quattro zampe sollevate da terra, in realtà, siccome per la velocità dell'evento non si era mai vista, i cavalli hanno sempre, almeno quando se non saltano, almeno una o due zampe a terra. Oppure si è vista per la prima volta lo sbocciare veloce di una rosa, cioè accelerando invece che rallentando, si vede la rosa che cresce velocemente. Ecco, da queste esperienze, quindi di un tempo reversibile, accelerabile, rallentabile, nasce tutta una letteratura che oggi consideriamo di fantascienza, ma che allora era un romanzo. Il romanzo di Wells sulla macchina del tempo, o poi sta per uscire il secondo film di Zamensky, Ritorno al futuro, ve lo ricordate, il dottore pazzo, il giovanotto, la macchina del tempo. Sta per uscire la seconda puntata. Ma questa idea dei viaggi nel tempo, che poi hanno un aspetto scientifico, come è stato prima ricordato, anche con Einstein. Cioè, nella relatività di Einstein, è quello che Einstein spiega in un libretto che consiglio, che si chiama L'ABC della relatività, è questo: come sapete, che per Einstein non c'è un tempo assoluto e non c'è uno spazio assoluto, è il punto di vista dello spettatore che determina, diciamo, il passare del tempo. Perché si può dire in generale che l'orologio rallenta più aumenta la velocità di chi lo porta. L'ipotesi è che, essendo la velocità della luce 300.000 km, il massimo, l'insuperabile, se noi, per ipotesi che non ha alcun riscontro attualmente, potessimo avvicinarci alla velocità della luce, cosa impossibile perché crescerebbe la nostra massa, noi quando arrivassimo alla velocità della luce praticamente il tempo non passerebbe, così come nei buchi neri pare che il tempo non passi. In questo senso, allora, noi abbiamo un movimento in cui, dice Einstein, immaginando che io sia partito con un'astronave che si avvicina alla velocità del tempo, non a 300.000 km, ma diciamo alla metà, io vado via e torno che per me sono passati 2 anni, ma trovo tutti i miei parenti morti, perché da noi ne sono passati 50. Ecco, quindi questo esperimento mentale è un esperimento che naturalmente non possiamo verificare, perché non possiamo viaggiare in velocità che si avvicina alla luce, ma serve a capire appunto che il tempo non è più quel tempo newtoniano che vi dicevo prima, ma che il tempo cambia, così come cambia lo spazio. Credo che in questi giorni qualcuno vi racconterà le onde gravitazionali, forse stamattina stessa, state scoperte tra l'America e Cascina, vicino a Pisa, con delle apparecchiature strane, che l'esplosione di 2 buchi neri, 1.300.000.000 di anni luce fa, e la cosa ci è arrivata nei primi mesi di quest'anno, sono esplosi e hanno creato un'onda gravitazionale. Tanto per capirci, poi ve lo spiegherà meglio chi parlerà di questo, il tempo e lo spazio, insomma, è simile a una rete elastica in cui dei corpi celesti sono come dei pesi, delle sfere di metallo che lo modificano. Per cui, per esempio, il pianeta Giove nel nostro sistema solare, essendo il più grande, mettendo che sia anche il più pesante, lo farà un buco, diciamo, sulla rete, e così via, quelli più piccoli. Quindi lo spazio è fatto, non è
non si può interpretare con la geometria euclidea, se poi mi chiedete cos'è ve lo spiego, ma lo spazio è curvo, è curvato dalla massa della materia. Ora, questa esplosione che si è verificata questo tempo immemorabile fa, propagandosi nell'universo, è come se un'onda che modificasse, che spostasse questa rete che è quella dello spazio-tempo. In Einstein lo spazio e il tempo non si possono separare. Ultima osservazione per consolarvi è che come noi dobbiamo gestire il nostro tempo? Isolando ciascuna dimensione del tempo, il passato, il presente e il futuro, e promuovendola a tempo che noi pratichiamo e preferiamo di più, siamo votati probabilmente all'infelicità. Infatti, puntare tutto sul tempo, che è qualcosa che scompare mentre noi parliamo e agiamo, non è come nel famoso verso di Orazio, Carpe Diem, che aveva un senso diverso, e cioè di non lasciar passare il tempo in attesa di qualche godimento. Ma è diverso dall'idea dello sballo, tanto per parlare in termini giovanilistici, cioè afferrare le occasioni perché probabilmente non potrebbero più passare, quindi intorpidirsi con l'alcol, qualche volta con le droghe nei casi peggiori, oppure lasciarsi andare alla deriva. Non è questa la vita nel presente isolato, che, o anche senza arrivare a questo, non è come si diceva una volta per le cronache del calcio, non è vivere minuto per minuto quello che conta. Quindi vivere soltanto nel presente è qualcosa di monco. Bisogna vivere, non si può vivere nemmeno solo nel passato, perché il passato è melanconia. C'è l'idea di una perdita, di qualcosa che è irrecuperabile. E quindi c'è anche il problema nel passato di abbellirlo qualche volta, di farlo con per esempio l'infanzia molto più felice di quello che è stato, e comunque il passato noi non lo possiamo cambiare. Ed è sbagliato anche vivere esclusivamente nel futuro, cioè nell'attesa di qualcosa spasmodica, nel rincorrere gli eventi. Allora, quale sarebbe la forma più sensata di vita? Sarebbe quella di legare insieme queste tre dimensioni del tempo, di vivere appunto un tempo che, come dicevano gli stoici antichi, è simile a una gomena, cioè a una di quelle funi con cui si ancorano le navi alle bitte, e cioè srotolare il nostro tempo, sentirlo come unico, cioè un passato che diventa presente e si avvia verso il futuro.